Se l'ansia è una presenza continua ogni giorno, non è una buona compagnia. L'ansia può essere provocata da diversi fattori, anche da avvenimenti occasionali. Per esempio, se dobbiamo affrontare stress fisici o emotivi, l'ansia aumenta, ma poi passa. Questo tipo di ansia è fisiologico e non genera danni se non si prolunga nel tempo. Quando invece l'ansia è una compagna fissa, per problemi di vita o cause psicologiche, il corpo ne risente e nel tempo si creano delle alterazioni e dei sintomi precisi. Sono dei segnali d'allarme di cui spesso non siamo del tutto consapevoli. Simona, mi fai venire l'ansia! Niente paura! L'ansia ha una funzione precisa, è una risposta a una situazione di pericolo e prepara alla fuga, crea alterazioni e tensioni nel corpo per essere pronti a scattare via veloci, e per fortuna. Ma se queste alterazioni restano costanti, ci fanno ammalare. Ecco i 6 segnali di ansia costante da tenere sotto controllo. Tensione a collo e mandibola. Sono le zone del corpo dove si accumula più tensione. Se al mattino si prova dolore alla mandibola e alla mascella, fino all'orecchio, vuol dire che la notte si stringono i denti, perché l'ansia non fa riposare bene e mantiene sempre una certa allerta e tensione. Respiro corto. Quando siamo in ansia, la respirazione è veloce, abbiamo il respiro corto. Il risultato può essere una iperventilazione con cui non ci ossigeniamo bene. Contrazione dei vasi. Le vene e le arterie si contraggono per portare più sangue ai muscoli. Questa vasocostrizione è la spiegazione di molti mal di testa e cefalee persistenti. Difficoltà a deglutire. Quando l'ansia è elevata, la salivazione si riduce perché tutti i liquidi sono destinati alla cura della muscolatura, che viene privilegiata su tutto. Con poca saliva in bocca non si riesce a masticare bene e si fa fatica a deglutire. Pupille dilatate. Se la pupilla è dilatata, anche quando c'è poca luce, significa che il corpo è mantenuto in uno stato di allerta costante, dovuto proprio all'ansia. Stimolo della pipì. Negli stati d'ansia capita di correre al bagno più spesso del solito. Anche se i reni producono meno urine per trattenere i liquidi a favore dei muscoli, il corpo si sbarazza dei liquidi in eccesso, che sono un peso in più per la fuga. Oh mamma, io vado in bagno ogni 3x2, non sarò mica ansiosa! Lo scopo di conoscere questi sintomi è avere chiara la situazione per tenere l'ansia sotto controllo. Vivi consapevole e curati con la natura. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!